Questo presidente Lincoln di Salvatore della provincia di Cagliari. Allora mi scrive qua, questo radio, questo Lincoln prima serie, l'ho acquistato da un venditore che mi aveva assicurato che la perfezione. Purtroppo ho riscontrato i problemi che qui elenco. In SSB e in LSB non supero mai 7-8 W. Il commutatore di modulazione è stato modificato. Non so cosa intende per commutatore di modulazione. Così come è stato posizionato il relè sotto la CPU. Le onde stazionarie sono sempre alte, ciò può creare scompensi. Scompensi cardiaci, me li creano a me. Può creare scompensi, come il surriscaldamento. Le chiedo quindi di verificare lo stato della radio e se è possibile di sistemare i problemi segnalati. Io lo sto provando. Allora, in AM, mettiamo un po' di luce. Mi sembra che va bene. Oh là, sono 12 watt con 20 di picco. Oh là, è un po' fuori frequenza comunque. Ecco qua, dovrebbe essere 27. Faccio silenzio, no, si muove là. Dovrebbe essere 27-225. Vediamo il clarifier qua come sta. Lì al centro, questo è il centro. Oh là, in banda. Anzi, proviamo le onde stazionarie, non mi risultano. Salvatore, siamo caldo. Evidentemente non ti funziona il misuratore di onde stazionarie. Non si muove proprio, zero proprio. Quindi controllo bene l'antenna e il cavo, vedi tu, perché onde stazionarie non ce ne sono. Che volevo dire, che stavo dicendo io, mo. E niente, in banda quella lì è la potenza. Mettiamo com'era qua. Oh là, no, arriva a 10 watt. Oh là, oh là. Quindi vediamo se posso fare qualcosa. Vado un po' a consultare lo schema elettrico e vedere se possiamo risolvere questo problema della banda laterale. Anzi, vado a controllare adesso a vedere cosa ha detto, che c'è un relè sotto solo se la CPU, non so cosa serve. E per quanto riguarda il commutatore del microfono è questo qua, ma non so che cosa. Torniamo in AM, vediamo che succede. Oh, ma sempre quello è. Io dunque lo metto così. Oh, sono sempre 20 watts. Lo metto verso dentro. Oh, e sono sempre 20 watts. Vediamo in banda se cambia qualcosa. Oh là, sono sempre 10, verso fuori, oh là, sono sempre 10, quindi lo apro e vediamo un po' se possiamo fare qualcosa, ma non so cosa hanno combinato, non lo so. Mi era sfuggito il fatto che Salvatore diceva che le onde stazionarie, io forse lui intendeva qui, sullo strumentino, non ci sono. Vediamo se si vede la SVR là sopra, non si vede. Ecco qua, SVR, non ce ne sono onde stazionarie. Sto mandando la portante, ecco, non ce ne sono. Ecco qua, questa è la parte della CPU e forse si riferiva a questo relè. Salvatore che sta qui, evidentemente è un relè che serve per il preascolto con un altoparlante esterno, perché io qua non è che mi sento. Quindi non tocco niente qua. Sono proprio state le saldature qui. Intanto incomincio a vedere il bias e se riesco a portarlo in frequenza prima di tutto, poi vediamo il resto. Sempre se si può fare, perché non so cosa hanno fatto, ecco.
Allora, ho cercato di seguire un po' il percorso di quel relè e quindi dal relè c'è questo filo qua che arriva qui, non so se si vede, sul commutatore delle bande AM, USB e LSB con questi tre diodi. Messi qua, vediamo se riesco a farlo vedere. A cosa serve? Non lo so, non lo so. Perché lui mi parlava del commutatore del mic gain, io lo sto commutando e non cambia nulla, ecco, non cambia nulla come modulazione sia in AM che in banda laterale. Ma non so se io devo lasciarlo questo qua oppure devo eliminarlo, non so a cosa serve, non riesco a capire a cosa serve. Che senso ha mettere questi tre diodi sul commutatore delle bande qua? Non lo so. Evidentemente chi l'ha fatto avrà avuto le sue buone ragioni e l'avrà fatto con uno scopo, però io non riesco a stabilire a cosa serve. Allora, sto facendo qualche prova con il tester. Quando io vado in CW, in USB e LSB, sopra qui, sull'uscita dei diodi, mi trovo una tensione. 7 volte qualcosa. Quando vado in AM e in FM non me la trovo. Zero. Ma evidentemente il filo va a finire su quel relè per avere la commutazione e quindi avere il preascolto. Credo esternamente, perché qui non lo sento, soltanto su AM e in FM, penso io. Non so se mi sbaglio, però un'altra spiegazione non la so dare, ecco, non la so dare. Io non so se devo lasciarlo così o devo togliere. Salvatore, sulla lettera di accompagnamento, sulla lettera di vettura del pacco, c'è indirizzo. Salvatore, il paese, senza telefono, non lo posso contattare. Ho messo nome e cognome sulle mail, sulla ricerca, sulla mia posta elettronica, non si trova. Ho messo nome e cognome su Facebook, non si trova. Non so come contattarlo per sapere quello che devo fare, non lo so come lo posso contattare. Vediamo se si fa sentire, intanto io mo. Se spengo qua, aspetto la carrozza che arriva con le mani in mano, posso aspettare con le mani in mano. Ed è proprio quello che blocca la potenza in banda laterale. Forse lo hanno utilizzato per gestire un lineare esterno, non lo so. Guardate, con quel filo collegato. Ora! Adesso lo stacco un attimo. Eccoci qua. Ora! È troppo ventilata questa. Ora! Prova! Ora! Quindi io, siccome che molto probabilmente Salvatore non gli serve questo qua, forse serviva al primo proprietario. Elimino tutto. I diodi e il relè che c'è dietro. E poi faccio le altre regolazioni, regolo il bias, regolo un po' per riportarlo in frequenza perché è un po' spostato, vediamo se posso migliorare ulteriormente la modulazione, e di più non posso fare. Qui per mettere questo relè hanno interrotto la pista lì, come, non so se si vede se è tutto bianco perché è stato scorticato, quindi adesso controllo meglio, sempre per evitare di sbagliare, di commettere qualche guaio con un apparato dismesso, per vedere se c'è la pista e poi lo unisco, la metto insieme. Sì, è unita, sarebbe questa qua. Adesso tolgo il relè e unisco i punti. Allora, per quanto riguarda l'allineamento, siamo proprio completamente fuori qua, eh. Questo è l'USB, l'USB,
pure sbagliato, la M dovrebbe essere 10.695. Ho preso qua i parametri dal, solo qua dal computer, allora. LSB 10.692.5, USB 10.697.5, AM dovrebbe essere 10.69.50. Un attimo che faccio la regolazione. Allora, ho lasciato acceso un po' per farlo riscaldare. Siamo in AM 10.695, USB 10.697.5, LSB 10.692.5. Quindi adesso dobbiamo passare, dove passiamo adesso? Facciamo il BIOS. Ho letto qua, mi sembra 50 e 50 dovrebbe essere, 50 per il driver, il prefinale, 50 per il finale. E questa è la frequenza centrata in AM. Siamo sul canale 22, 27, 225. Anche questo parametro sono un po' sballato, qua dovrebbe essere 50, invece sul prefinale qua è acceso. Che sto combinando, guardate la pazzia. Volevo leggere i parametri sul frequenzino, cioè, avete visto dove sono arrivato? Allora, qua 23 dovrebbe essere 50. Mettiamo sul finale. E qua invece è proprio 08. Un attimo che faccio la rivoluzione sperando che riesco a farla. Allora, per finale siamo lì, uno in più, uno in meno, non casco il mondo, andiamo sul finale. E più o meno siamo lì, dai. Quindi adesso devo vedere, ma che ha tolto il relè, di fare la regolazione con il trimmer qui sia per la potenza che per avere la modulazione ottimale, senza esagerare, ecco. Fatto, ora sembra che è centrato. Eventualmente Salvatore, piccola fesseria, ricezione, c'è il claro, c'è, lo fanno apposta. Che vuoi o non vuoi, in qualche modo leggermente si sposta su e giù, eh. Quindi che dobbiamo fare adesso? Dobbiamo chiuderlo e trovarlo. Naturalmente ho bisogno di 10-15 minuti per rilassarmi, poi lo proviamo. Cominciamo con la FM e andiamo avanti con il resto. Perdonatemi, 10-15 minuti per rilassare la mente. Allora Salvatore, prima di provare voglio dirti che se vedi il video su YouTube cerca di farti sentire, perché io non so come rintracciarti. A parte il fatto che poi ho deciso di testa mia, quindi poi quando fa sentire oppure lo vede su YouTube come è andato a finire. Siamo in FM, ho regolato per questa potenza e non ti consiglio di aumentare, perché si può aumentare. Lì su ogni trimmer c'è scritto quello a cosa serve, ma non ti consiglio di toccare. L'ho regolato per 14-15 watt. Siamo in FM, mettiamo qua. La massima potenza è questa. Prova come deviazione, ci siamo, oltre il limite pure. Oh! Attenzione, 1, 2, 3, cambio. Quindi ogni volta proviamo pure la ricezione, senza che facciamo mille manovre, perché se no va a finire che faccio qualche errore. Prova, 1, 2, 3, cambio. Ora, prova, ora. Andiamo in A.
potenza minima, prova, adesso posso alzare un po' il mio. Ola, prova, ola, ola. È normale che come percentuale di modulazione con la potenza bassa non ci sono picche. Ola, prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola. Vediamo. E qui i picchi ci sono adesso. Ola, supera i 30. Quindi questa qui la mettiamo qua. Ola, no, non è supera, 30, 31, dai. Ola, ola, 29, fra apparato e apparato, lì al timbro c'è qualche piccola differenza. Prova come percentuale, qui invece andiamo alle stelle. Ola, prova, ola, 1, 2, 3, cambio, cambio. Attenzione. Allora, attenzione, attenzione al canale 22, 1, 2, 3, cambio, cambio, ora, ora. Non alzo il volume di attenzione, se no mi fa l'effetto basso. Andiamo in banda, in USB. Ora, e qui andiamo alle stelle. Allora, lasciamo, un po' di luce. Superiamo i 30 qua adesso. Ola, 30-35, dai, prova, 1, 2, 3, cambia, ola, 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 supera i 30 abbondantemente, prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, attenzione, attenzione, qui posso alzare per sentire la l'impedenza, l'impedenza la lasciamo alle resistenze. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, 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 prova, prova. Vediamo questo qua, abitazione. Ora attenzione, attenzione al canale, 22, 1, 2, 3, cambio. Alzo un altro poco per testare la limpidezza della modulazione, nonostante siamo in banda laterale. Allora, attenzione, attenzione al canale, canale 22, 1, 2, 3, cambio, cambio. Quindi andiamo in LSD, la potenza più o meno siamo lì. Ola, prova, ola, ola, prova, vabbè qua la percentuale in banda non ce l'ho. Prova, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, ola, ola. Attenzione al canale, prova, canale 22, 1, 2, 3, cambio, ola. La modulazione è limpida, in trasmissione, ricezione. Ora, attenzione, attenzione al canale, 1, 2, 3, cambio, cambio, ola, 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 ola. E quindi abbiamo finito. Un'altra cosa, Salvatore. Io sto utilizzando il mio microfono, visto che a questa modulazione non ti consiglio di usare quello preamplificato, magari se lo vuoi usare lo tieni al minimo, ecco. Così vi ringrazio per aver visto questo video e pure oggi vi auguro una buona giornata, grazie ancora. Mi raccomando Salvatore, fatti sentire.